Salve a tutti, rieccoci qui ancora una volta con il momento politico. Questa volta abbiamo ospite Luisito Cottamai, detto Gigio, che è candidato al municipio di Vacallo. Infatti lui nasce a Vacallo, dove ha frequentato le scuole elementari per poi frequentare il ginnasio a Morbio Inferiore e successivamente la scuola professionale a Trevano. Consegue l'attestato federale di capacità come cuoco e come cuoco dietista, è diplomato formatore aziendale ed è maestro di tirocinio nonché perito d'esame. Dopo alcune esperienze professionali in Svizzera interna, nel 1985 diventa capo cucina presso gli istituti sociali del comune di Chiasso fino al 2006 e dal 2007 oggi è responsabile dei servizi generali istituti sociali del comune di Chiasso. Già dal 1984 si dedica alla politica entrando in consiglio comunale a Vacallo e ci rimane per 12 anni, poi decide di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia e al lavoro fino a 5 anni fa, quando alcuni suoi amici di partito lo convincono a rimettersi in campo e viene rieletto in consiglio comunale. Municipale a Vacallo, di Castello Educazione, membro commissione amministratrice Cassa Pensioni Dipendenti del Comune di Chiasso, membro comitato direttivo cantonale OCST, vicepresidente associazione di beneficenza Paulette Merleuf di Vacallo, vicepresidente associazione sportiva Pensiamo di Chiasso, curatore amministrativo per persone in difficoltà. È coniugato con Daniela, una delle più grandi fan di Chiasso TV e delle sue tombolate. Ha due figli grandi che oramai hanno lasciato il nido e vive, oltre che con la moglie, con Rachele, che nonostante l'impegno di studente a Friburgo entra in campo candidandosi per il consiglio comunale di Vacallo. Tra i conviventi ci sono anche i due cagnolini Tobia e Olga e i due micioni Venerdì e zio Fester. Allora, Luisito si definisce un animale sociale, ama stare in compagnia, mangiare e bere e dare una mano quando serve. Dice di sé: sono una persona fortunata e penso che nella vita io abbia ricevuto più di quanto abbia dato. Per questo, quando possibile, cerco di aiutare chi se la passa peggio. Buonasera, Luisito. Buonasera a Chiasso TV e a tutti quelli che la seguono. Allora, nella speranza di non aver trascurato nulla nel curriculum, io passerei alle domande. Sì, volentieri, grazie. Va bene. Allora, anche lei auspica l'aggregazione di Vacallo al comune di Chiasso e nel programma del suo partito si evince che con una eventuale aggregazione ci sarebbero più possibilità per le infrastrutture sportive, scolastiche e sociosanitarie. Può citare qualche esempio di intervento pratico che sosterrebbe nel caso fosse rieletto? Ma allora, innanzitutto vorrei dire che l'aggregazione a cui mi riferisco non si ferma solo a Chiasso, deve coinvolgere all'inizio almeno i comuni della cintura, penso a Morbio Inferiore, Novazzano, Balerna. Dobbiamo un eventuale primo passo, no? Un passo mendrisiotto che abbia un certo peso politico a Bellinzona, dove si decide qualcosa. È chiaro che i problemi, i temi risolti sul tavolo, ogni paese ha i suoi, ma molti sono condivisi, penso ai trasporti pubblici, le linee del bus, ferrovia, le infrastrutture pubbliche che possono essere utili a tutta la popolazione, case di riposo, palestre, sale multiuso, spazi ricreativi per giovani, per anziani, senza dimenticarci della cura del territorio, no? Che nel nostro distretto, strangolato dal traffico, è il problema più impellente. Cosa farei? È chiaro, la prima cosa da fare è sedersi al tavolo, coinvolgere tutte le persone che ci credono, e le dico che sono tanti qui in giro che condividono questa idea, e partire con questo progetto di prima fusione, no? Ecco, questo che farei. Al terzo punto del vostro programma si parla di un aggiornamento del piano regolatore un po' datato e si fa riferimento alla difesa delle ville storiche di Vacallo, alla protezione del paesaggio e dell'ambiente, nonché alla valorizzazione delle attrezzature pubbliche. Può illustrarci qualche intervento pratico che lei metterebbe in atto nel caso venisse eletto ancora? Allora, diciamo,
mi ripeto forse, ma il primo intervento è chinarci sul piano regolatore. Il nostro è vecchio, è stato concepito in anni dove c'era territorio, spazio, dove si poteva costruire dappertutto, no? È chiaro che una revisione del piano regolatore, oltre che a Vacallo, deve essere fatto coinvolgendo i comuni della cintura, confinanti, no? Perché è inutile fare una zona verde a Vacallo quando magari nel terreno adiacente si può costruire di morbido, per fare un esempio, no? Però bisogna partire subito guardando questo piano regolatore, che poi è sempre un tema molto delicato, perché quando si è in campagna elettorale tutti dicono facciamo il territorio, mettiamole, poi quando si comincia a lavorare ci sono molti interessi dietro e non sempre è pagante, no? Diciamo anche elettoralmente, e di solito si tralascia, poi si arriva alla fine della legislatura che si fa in agosto. Ecco, allora il mio intervento è partire subito in caso di rielezione. Allora, riduzione del moltiplicatore e investimenti sono tra i vostri propositi. Come investirebbe quelle sopravvenienze di imposta milionarie non preventivate a cui fate riferimento nel programma? Ma diciamo, allora, le famose sopravvenienze di imposta sono delle entrate straordinarie, non si chiamano straordinarie e non preventivate, che all'inizio sembravano delle cose temporanee, invece da anni si ripetono con scadenza regolare e con importi anche abbastanza elevati, no? Questo è dovuto a molti fattori, non so, tipo tasse, decisioni di tassazione messe in ritardo, ditte che lavorano sul territorio con operai stranieri che pagano l'imposta alla fonte, cioè ci sono diversi motivi, ma per cui riceviamo questi soldi. Ma questi soldi, diciamo, ci saranno sempre, non si possono preventivare purtroppo quanti saranno, però dobbiamo farci conto. Oggi come oggi questi soldi sono usati per, se si arriva alla fine dell'anno con i conti in rosso, ti danno quella boccata d'ossigeno per chiuderli in nero, e va bene anche usarli così, no? Piuttosto a Vacallo, se rimaniamo al nostro paese, nostro bel paese, abbiamo le casse piene, abbiamo tanti soldi e per il momento sono anni che non investiamo. Certo, è diminuito il debito pubblico, la situazione è florida, però questi soldi sono lì, non si usano, ci sono tanti progetti, però per intanto non si va avanti a fare niente, oltretutto non si tocca il moltiplicatore, che sarebbe magari temporaneamente una buona idea per far spendere meno il cittadino. Andiamo a toccare un altro punto, casa anziani. Ci puoi illustrare in breve le problematiche che pongono il freno alla realizzazione? Ma diciamo, a Vacallo è da anni che si discute costruire una casa anziani. Allora, le problematiche attuali sono legate al quando è stato scelto il sedime dove edificare la casa anziani con un progetto più ampio, no? E ci sono stati vari ricorsi da parte di cittadini privati o gruppo di cittadini che contestavano chi l'ubicazione, chi la strada d'accesso, chi i posteggi, sono svariati i motivi. E questo ha portato dei ricorsi che sono al vaglio del Consiglio di Stato e si aspetta ancora l'evasione, ma da tanto tempo. Detto questo, una volta che arriverà la risposta, c'è la possibilità ancora che, se fosse avversa ai ricorrenti, questi possano andare a un grado superiore. Siamo all'inizio della scala e già siamo fermi. Non so come potrà andare a finire. È chiaro che se dovessi essere rieletto come municipale, il mio compito è cercare di trovare delle soluzioni per accelerare tutto l'iter, magari rivedendo un po' col progetto, perché per esempio questo momento di Covid, il progetto che era previsto su base intergenerazionale, magari bisognerebbe rivedere un attimo il concetto. Allora, suppongo che anche Luisito Cottamai, come ogni personaggio che si dedica alla gestione della cosa pubblica, abbia un sogno nel cassetto
che vorrebbe realizzare per la propria città. Qual è il suo, Luisito? Ma diciamo, sogni quando sei giovane ne hai tanti, anche per il mio paese potrei metterne lì una ventina. Diciamo, in questo momento io spero per tutti, ma non solo per Vaccallo, di tornare a una normalità che ormai manca da tanto tempo. Ci siamo forse abbastanza vicini, ma dovremo, quest'anno sarà ancora un anno un po' tribolato. Se proprio devo esprimere più un sogno, un auspicio, è vedere realizzato in tempi non biblici il comune Mendrisiotto, come vogliamo chiamarlo. Questo proprio per dare ai cittadini di Vaccallo e di tutti i comuni vicini del distretto delle opportunità. Ricordiamoci che siamo il distretto più bello del Ticino. Bene, allora ringraziamo Luisito Coltamai per essere stato qui a Chiasso TV con noi al momento politico e un arrivederci a presto. Teneteci al corrente e sappiate che siete sempre graditi ospiti. Grazie. E poi una cosa che mi sono dimenticato, ma mi viene in mente adesso, che se riuscissimo a fare questo comune Mendrisiotto, anche Chiasso TV dovrebbe probabilmente cambiare il nome in Chiasso Mendrisiotto. Porca miseria, che schiena, è un problema. Vabbè, vedremo. Vedremo. Grazie ancora Luisito. Grazie a voi e buona serata. E grazie anche ai nostri spettatori, con un arrivederci al prossimo politico.